Anno 1522. Gli spagnoli, esaltati dalle imprese di Cortés e incoraggiati dalla scoperta del Pacifico da parte di Núñez de Balboa, non vedono l'ora di saperne di più del Nuovo Mondo, specie delle ricchezze che esso nasconde. Pascual de Andagoya, spintosi sulle coste meridionali del Pacifico, si è appena imbattuto in alcuni indigeni. In qualche modo riesce a comunicare con loro, e alla domanda sulla loro provenienza, questi rispondono qualcosa di simile a Pelù, che secondo alcuni significa fiume. Gli spagnoli capiscono Birù e con questo nome iniziano a chiamare quelle terre. Questo malinteso alimenterà tra l'altro anche le bizzarre teorie di chi crederà di individuare nel Perù l'antico paese biblico di Ofir, pieno di ricchezze. Ofir, Firù, Pirù, Perù. Come no? Ad ogni modo, i racconti di Andagoya sul fantastico Birù giungeranno alle orecchie di un certo Francisco Pizarro, già al seguito di Balboa, desideroso di eguagliare il prestigio e le ricchezze di Cortés. Gli ci vorranno però anni e 3 spedizioni prima di poter penetrare nell'attuale Perù e incontrare i popoli fino ad allora vagheggiati e le loro ricchezze, in circostanze per lui molto fortunate. E moltissimi di voi me l'hanno chiesto: Simone, puoi fare un nuovo video sulla storia meno contemporanea? Ecco, c'è sempre quello strano senso di piacevolezza goduriosa, di rilassamento quando si parla di cose remote nello spazio e nel tempo. Quel senso di mistero. Alcuni di voi si ricorderanno di questo video. Diamo il via a un po' di buona dose di anti-americanità. E in quel momento mi sono detto, ma perché per una volta non parliamo di, non so, com'era l'America Latina prima di tutto, prima di Colombo e degli starnuti batteriologici. Probabilmente me ne pentirò, ma da qualche parte bisogna pure iniziare, no? Così, tra le variegate civiltà precolombiane, la mia scelta è ricaduta su di loro, sugli Inca. Gran parte di quello che possiamo raccontare oggi sugli Inca lo dobbiamo in realtà proprio alle cronache dei loro invasori spagnoli, dai primissimi resoconti dei soldati di Pizarro fino a quelli redatti dopo il definitivo collasso dell'impero durante le guerre civili tra i dominatori, come quella di Pedro Siesa de León, per non dimenticare la controversa opera di Garcilaso de la Vega, figlio di un conquistador e di una discendente Inca. Gli Inca non conoscevano la scrittura. Pertanto, ironicamente, dobbiamo affidarci proprio alle parole dei loro conquistatori e, per questa ragione, la storia dell'impero e della civiltà Inca non può che iniziare dalla sua stessa fine. Avvolgetevi nei vostri ponci di lana, calatevi il berretto, munitevi metaforicamente di foglie di coca da masticare durante la salita e partiamo alla volta delle Ande, più precisamente verso il leggendario Birù. Ci troviamo a Caxamalca, negli altopiani settentrionali dell'attuale Perù. Il signore Inca Atahualpa ha finalmente incontrato gli uomini bianchi e barbuti che da anni animano i racconti dei popoli costieri. Era stato suo padre, l'imperatore Huayna Capac, poco prima di morire, a vaticinare ai suoi più stretti funzionari l'imminente rovesciamento dell'impero da parte di questi stranieri. Non erano tempi facili per Atahualpa. L'erede di Huayna Capac era morto ancora prima di salire al trono, stroncato, sembrerebbe, dalla stessa malattia che si era portata via il padre. Introdotta nel Nuovo Mondo, chissà da chi, ma guarda, chissà proprio... Due altri pretendenti, Atahualpa appunto e suo fratello Huáscar, si erano così spartiti l'impero, ma la convivenza era durata poco. C'era stata una guerra civile, ma alla fine Atahualpa, al sicuro nel suo dominio personale a Quito, nell'attuale Ecuador, aveva ricevuto notizia della sua vittoria sul rivale. Ma gli giunse anche un'altra notizia: gli stranieri avanzavano e con essi gli sporchi batteri europei. A Caxamalca gli eserciti degli Inca e degli uomini bianchi e barbuti si erano infine incontrati. Atahualpa ha accettato un invito da parte del signore di questi stranieri, ma purtroppo per lui si è rivelata una trappola. Vi lascio immaginare com'è andata. Era il 1532 e gli spagnoli di Francisco Pizarro avevano appena dato inizio alla caduta del grandioso impero Inca. Atahualpa ebbe comunque il lusso di amministrare, diciamo così, da prigioniero il suo impero. Questa cosa durerà un anno. Nonostante avesse promesso agli spagnoli un riscatto in oro e argento, Atahualpa verrà giustiziato. Beh, prima era stato battezzato, e scusate se è poco. Gli spagnoli per il momento preferirono controllare il decapitato impero attraverso sovrani Inca a fantoccio, ma alcuni di questi tenteranno di ribellarsi, riparando nelle zone montagnose intorno a Cuzco. A partire dal 1539, gli ultimi discendenti della dinastia Inca tenteranno la riscossa dalla città segreta di Vilcabamba, ma nel 1572 gli spagnoli riusciranno a localizzare l'ultima sacca di resistenza e ad annientarla, catturando e giustiziando l'ultimo sovrano, Tupac Amaru. Questa volta era davvero la fine,
dell'impero Inca. Gli spagnoli poi si scanneranno tra di loro, ma questa è un'altra divertentissima storia. Soltanto dopo la sconfitta di Tupac, gli spagnoli si interessarono di capire qualcosa di più dell'impero che avevano appena distrutto. Un po' come quando ammazzate una zanzara e poi, soltanto dopo 5 minuti, vi domandate da dove diavolo si è entrata in casa. Innanzitutto scoprirono che l'impero come lo avevano trovato al loro arrivo era istituzione recente. Era in piedi da poco meno di un secolo. Gli Inca tradizionalmente contavano in linea 12 sovrani, escluso Atahualpa, ma fu solo con il nono, Pachacuti, intorno al 1438, secondo i calcoli spagnoli, che si diede avvio alle conquiste che costituiranno il grande impero Inca. Riguardo alle loro origini, i miti raccolti raccontavano, in differenti versioni, di un leggendario sovrano inviato dal sole, il primo Inca, Manco Capac. Fu lui a portare ordine laddove regnava la barbarie. Nelle loro leggende, gli Inca si sono così autocelebrati come portatori di civiltà e cultura sulle selvagge tribù vicine, ma già Pedro Siesa de León, prima delle indagini archeologiche, osservava che alcune imponenti costruzioni e rovine presenti in Perù e attorno al lago Titicaca non solo apparivano più antiche rispetto alle altre costruzioni Inca, ma addirittura costruite con stile diverso. Siesa de León era soltanto un soldato, certo, un po' più sveglio degli altri, ma sicuramente non avrebbe disdegnato il supporto dei signori di Metz Amsterdam. Metz, dovete sapere, è una compagnia olandese fondata da professionisti che possono vantare una vasta esperienza in campi come LIDAR e intelligenza artificiale. Infatti sono oggi impegnati proprio nella realizzazione di un rilievo 3D ad alta precisione del complesso di Machu Picchu tramite l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia supportate dall'intelligenza artificiale. Sfruttando le applicazioni del deep learning, i software utilizzati da Metz vengono prima addestrati a riconoscere e individuare determinate forme di edifici e poi messi alla prova in rilevamenti inediti nel mezzo della vegetazione. È quanto hanno già fatto nel sito di Quelap, dove dopo una prima fase di addestramento sui settori già noti, hanno condotto ricognizioni e rilevamenti sulle parti ancora poco studiate, ancora nascoste dalla vegetazione. Per chi volesse comunque approfondire, noi lasciamo un link a questo video in descrizione. Chissà dunque se dopo secoli potremmo rispondere ai quesiti di Siesa de León. Quesiti come chi c'era prima degli Inca? E da dove provenivano realmente? In altre parole, chi erano? Chi siamo? Da dove veniamo? Un fiorino! In generale, gli spagnoli non è che si preoccuparono troppo di verificare la veridicità dei racconti degli Inca, e allora attribuirono tutto ciò che incontrarono. Questa piramide? Inca! Questa misteriosa città perduta? Inca! Questa gang di criminali? Inca! Augusto Pinochet? Inca! I dubbi di Siesa de León erano però fondati, e oggi sappiamo che nell'antico Perù si succedettero molte civiltà e che il breve impero Inca non fu che l'ultima diramazione di tradizioni secolari. Le prime significative tracce di una cultura pre-incaica sono riscontrabili a partire dal 1400 a.C., nella zona costiera settentrionale del Perù. Gli archeologi sono ormai concordi nell'attribuire queste prime testimonianze ad un popolo riconducibile al complesso cerimoniale di Chavín de Huántar. Il culto religioso di Chavín, che a sua volta inglobava elementi riconducibili alle zone tropicali e amazzoniche, identificabili nelle raffigurazioni di caimani e giaguari che adornavano i loro templi, ebbe una forte diffusione almeno fino al 400 a.C., quando sembra essere stato soppiantato da altre tradizioni regionali, come i Moche, nelle coste settentrionali, o i celebri Nazca, a sud. Ci saranno tante altre culture negli altipiani centrali del Perù e della Bolivia, culture che in breve tempo si estenderanno su tutte le Ande, fino almeno all'arrivo degli spagnoli. Furono soprattutto due civiltà poi a imporsi fino a costruire due imperi quasi paralleli, i Tiwanaku e i Wari. I Tiwanaku prendono il nome da un vasto complesso religioso situato sulle coste meridionali del lago Titicaca. Stanziatisi in questa regione già dal 1000 a.C., i Tiwanaku consolidarono ed estesero il loro potere dalle rive del Titicaca fino a comprendere una zona vastissima tra gli attuali Cile e Bolivia. Tra il 1000 e il 1200 d.C. il loro ricco e fiorente impero entrerà in crisi, ma la loro capitale rimarrà un centro religioso molto importante, riverito fino all'avvento degli Inca. I Wari, invece, si erano stanziati più a nord, nella valle di Ayacucho, nel cuore delle Ande peruviane. Grosso modo contemporanei di Tiwanaku, non sono ancora chiari i rapporti che le due civiltà intrattenevano. Anche loro iniziarono a espandersi sia a sud, nella regione di Cuzco, sia verso la costa del Perù, per poi entrare in crisi attorno al 1100 d.C. Nonostante queste due civiltà fossero già scomparse all'ascesa degli Inca, la loro eredità sopravviverà sotto diversi aspetti. In primis quello politico. Furono Wari e Tiwanaku, infatti, a introdurre il concetto di uno stato imperiale in Sud America. Alla caduta di queste due grandiose civiltà, all'incirca
circa a partire dal 1200 d.C., si aprì un lungo periodo di crisi, di frammentazione politica, con la nascita di piccoli regni in perenne conflitto tra di loro. Questo fino al 1438, con le prime conquiste da parte del grande Pachacuti. Il ceppo originale, che costituirà la civiltà inca, era formato da un gruppo di montanari, che secondo gli studiosi era migrato nella valle di Cuzco attorno al 1200 d.C. Non si sa bene da dove, e le leggende indicano come luogo natale le mitiche caverne di Pacaricktambo. In alternativa, un'isola sprofondata al centro del Titicaca, che per alcuni sarebbe la stessa Pacaricktambo. In lingua quechua, che sì, può essere quello anche che trovata la Decathlon, ma in realtà per parlare di cose serie è la lingua locale, inca può essere tradotto con signore, ed era il termine con cui con questa civiltà ci si appellava al primo leggendario sovrano, Manco Capac. Che lo so, sembra calabrese, ma non è così. Gli inca, in altre parole, erano la classe dirigente di questa civiltà, o meglio, erano il sovrano, con la nutrita discendenza e con i nobili a lui imparentati. Fino all'ottavo re, come raccontarono agli spagnoli, gli Inca di Cuzco erano solo uno dei tanti regni che abitavano le regioni andine e avevano nei vicini Chancas i loro più accesi nemici. L'espansione di questi aveva messo in crisi il piccolo regno degli Inca e così il sovrano Viracocha scappò da Cuzco. Suo figlio, Yupanqui, riuscì a respingere gli invasori Chanca, depose il padre e salì al trono con il nome di Pachacuti, che in lingua quechua, cioè quella degli Inca, significa cataclisma, o colui che scuote la terra. Dal loro punto di vista, con questo nuovo sovrano, il mondo era entrato in una nuova era, un nuovo ordine mondiale. Gli Inca, che si erano proclamati diretti discendenti del Dio Sole, si scoprirono così un grande popolo, dal giorno alla notte. Anzi, si convinsero di esserlo sempre stati, con modestia. Fu infatti con Pachacuti che la società Inca si riorganizzò come vero e proprio impero, estendendo il proprio dominio sulle popolazioni vicine. Piccole civiltà vennero inglobate e assimilate spesso con le buone, ma non di rado con le cattive. Vennero poi edificate fortezze, palazzi reali e intere città, tra cui la leggendaria Machu Picchu. Cuzco, che in quechua significa ombelico, divenne il centro del neonato impero. Nella sua piazza centrale le quattro parti dell'impero, i Suyus, convergevano per diventare un tutt'uno. Era così iniziata l'era del Tahuantinsuyu, la terra dei quattro quarti. Il Tahuantinsuyu era quello che noi definiremmo uno stato federalista. Ogni suyu era infatti un'entità quasi autonoma. Gli Inca poi dimostrarono un certo rispetto per la diversità del proprio impero. La stessa Cuzco era ripartita in quattro grandi quartieri adiacenti ai suyu, e ad ogni straniero era permesso circolare con il proprio costume nazionale, e le usanze compatibili con le leggi Inca potevano essere mantenute. Gli Inca erano un popolo estremamente disciplinato. Lo stesso criterio geometrico con cui avevano suddiviso il Tahuantinsuyu si rifletteva nella società stessa. La loro politica non a caso è stata più volte definita come una mescolanza tra comunismo e teocrazia. Una frase scema, perché di uguaglianza non c'era neanche l'ombra, ma neanche per sbaglio. La società era suddivisa in caste e gerarchie. Al di fuori della cerchia degli Inca veri e propri, cioè la classe nobiliare e gli apparentati con il sovrano, la popolazione era governata da tutta una serie di funzionari a cui spettava diverse quote di unità. Ad esempio, il più importante di questi capi locali, il Tucricuo, cioè colui che vede tutto, era l'Onocoraca, che governava su 10.000 unità. Quello di grado inferiore su 5.000 e così via, fino ad arrivare al povero Conca Camayoc, che gestiva 10 sole unità. Temprati dalla dura natura delle Ande, gli Inca erano pur sempre un popolo pragmatico e il loro impero aveva un segreto, Capac Nan. Oltre 30.000 km di strade interconnesse, suddivise per importanza e scopi, e in grado di rendere veloce il viaggio tra deserti, umidi foreste e altipiani innevati. Questo era Capac Nan, la strada reale degli Inca. Utilizzando strade e percorsi già di epoca Wari, gli Inca avevano creato questo efficientissimo sistema di comunicazioni e infrastrutture che, alla sua massima estensione, si divideva in due percorsi principali e paralleli. Uno costiero, da Tumbes passando per Lima fino a Santiago, e uno andino, da Quito passando per Cuzco, la regione compresa tra Bolivia e Argentina, fino a riconnettersi a Santiago. L'organizzazione con cui erano predisposti i tambo, le stazioni di sosta, permetteva ai chaschi, cioè i messaggeri, di raggiungere in pochi giorni ogni angolo dell'impero. A differenza di quanto facevano i romani con le loro strade, Capac Nan non aggirava gli ostacoli, ma li asfaltava. Si diceva che a Cuzco i sovrani Inca cenassero con pesce fresco proveniente dalle coste oceaniche, un po' come a Milano, che ha la nomea di avere il pesce fresco.
più o meno. Ovviamente Capacnan aveva anche altri scopi oltre al pesce fresco. Oltre a collegare tra di loro i vari Suyu, Capacnan era pur sempre uno strumento militare. Ad esempio, nei pressi dell'attuale Huánuco, cioè l'antica fortezza situata sulla tratta Quito-Cuzco, Capacnan si divide. Ad ovest prosegue il suo percorso reale, mentre ad est si addentra verso un ignoto territorio, in direzione dell'attuale Chachapoyas, dove si interrompe. Quello era territorio Chancas, gli antichi nemici, mai dominati e sempre temuti, e quel tratto di Capacnan era una strada di conquista. Fu l'archeologo statunitense Victor von Hagen a capire nei primi anni 50 molte cose di Capacnan. Fu lui, nel corso di un'avventurosa spedizione durata 2 anni nel cuore dell'antico Perù, a mappare, diciamo così, gran parte del percorso della strada reale degli Inca, partendo da rovine, siti già noti e anche confrontandoli con i resoconti spagnoli e le dicerie dei locali. Vi consiglio questo suo libro, La grande strada del sole. L'impero raggiunse poi il suo picco con i discendenti di Pachacuti. Sotto Tupac Yupanqui, l'impero si estese verso la costa dell'attuale Perù ed Ecuador, per poi spingersi verso sud, ovvero Cile, Bolivia meridionale e l'Argentina nord-occidentale. Suo figlio, Huayna Capac, ebbe qualche difficoltà e le sue conquiste furono molto limitate. Estese il controllo sulle Ande peruviane, ma soprattutto allargò i domini in Ecuador, fino a raggiungere la frontiera con l'attuale Colombia. Ma un così vasto impero divenne sempre più difficile da controllare. Costretto dalla difficoltosa campagna a lunghe assenze da Cuzco, Huayna Capac favorì la nascita di una nuova capitale in Ecuador, Tomebamba. Non a caso, alla sua morte, l'impero fu inizialmente spartito tra i suoi figli, Atahualpa, originario proprio di Quito, e Huáscar, un cuzchiano doc, che se le diedero poi però di santa ragione, e Pizarro, che come abbiamo visto, fece il resto. Come fece notare lo storico William Prescott, la cui opera sull'antico Perù è ancora un must, seppure sia datata, c'è una sorta di sottile beffarda ironia della fine degli Inca. La vita di un Inca era soltanto una lunga crociata contro gli infedeli, una crociata per diffondere il culto del sole alle altre comunità. La stessa crociata che ironicamente sarebbe stata quella del conquistatore cristiano venuto dall'Europa, motivata, aggiungerei, per oro e argento. Ecco, gli Inca, che pure non sapevano lavorare ferro e acciaio, che non utilizzavano la ruota e non conoscevano il denaro o la scrittura, mostravano un certo rispetto per i vinti, nonostante il loro estremo fanatismo. Prescott nel 1800 si augurava che la storia prima o poi avrebbe giudicato quale delle due parti aveva svolto al meglio la propria crociata. Diciamo che noi oggi abbiamo qualche risposta in più. Un grazie enorme a tutti voi per avermi accompagnato in questo viaggio indietro nel tempo. Colgo l'occasione per dirvi che a fine novembre inizieremo a selezionare il laureato in storia antica o contemporanea che noi stavamo cercando da tempo immemore. Questa figura, insomma, è in più da aggiungere al team. Tra l'altro vi segnalo che nel nuovo sito personale, novalexio.com, potete trovare le biografie dei miei collaboratori. E se volete suggerirci, non so, degli argomenti futuri, potete farlo direttamente da qui. Abbiamo ricevuto abbastanza candidature e per il momento le chiudiamo perché temiamo di non rispondere. Non abbiate paura, comunque risponderemo a ciascuna singola mail, perlomeno entro la fine di novembre e primi di dicembre. Vi ringrazio ancora per l'attenzione, ragazzi. Per Aspera, ad Astra.